compleanno. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. La donna era positiva fino a ieri. Probabilmente stamattina alle 6. Fino a stamattina. Stamattina si è fatto il tampone. È negativo, quindi stiamo andando a Bruxelles. Siamo giunti al parcheggio. Ora ci stiamo avviando all'aeroporto, che è lì, sembra un capannone, sinceramente. Bene, noi siamo qua, stiamo attendendo e basta. Cazzo, pensavo di averle dietro. Sembrava tutto così perfetto, ma il viaggio della speranza continua perché la Nicola è bloccata dentro. Siamo giunte sane e salve. Qua fa più freschetto, però va bene, l'importante è essere atterrate, raga. Benissimo. Stiamo cercando di raggiungere il luogo. L'ascensore non rende l'hotel. Se non moriamo per l'aereo, moriamo per l'ascensore. Aspetta, è più semplice di così. Ragazze, allora, room tour velocissimo. Abbiamo... Dio porco. Comunque qua è quello che si vede da fuori. Abbiamo qua il lavandino. Quindi niente, ragazzi, alla fine ho detto no su e mi sa che dormirò su. Vabbè, abbiamo scoperto che qua non c'è l'obbligo di mascherina comunque. Quindi, tranne nei trasporti pubblici. Raga, loro leggerissime, guardate che roba. Io ho preso il poké, ho troppa fame. Basta, raga, già perse queste. Questa è la situazione. Vero. Abbiamo, tu hai caramello. Facciamo vedere bene. Caramello. Madonna, neanche il tempo. Guarda, devo masticare. Sembrano sostanziosi, corposi, di sostanza. Sì. Secondo me sono super zuccherosi. A me non piacciono tanti macaron. Quelli veri veri devo ancora. Oh, c'è che finisce tutto per terra. A provarli. Buono? Ha provato? No, grazie. La vomita tra poco. Sì, esatto. Bene, io ora sono in camera da sola perché le altre sono andate a prendersi un po' che robette da mangiare, invece io no, perché l'ho già preso prima e volevo stare un attimino più leggera. Comunque, quindi sono in stanza da sola. Abbiamo preso qualcosa da bere. Faccio vedere. Ho preso delle birre
E boh, il prosecco. Ovviamente siamo a Bruxelles, prendiamo il prosecco italiano. Oggi non abbiamo fatto altro che mangiare praticamente. Io ho preso waffle in un posto che praticamente aveva la coda fuori, quindi ho detto vabbè, proviamolo qui, ed era molto buono. E anche le altre hanno preso dei waffle giganteschi. È illuminante. Però la Giada, guardate Giada, come è bella. La Giada è appena in Bruxelles. No, sono serissima, dai, andiamo avanti con il discorso. Bene ragazzi, la sera è giunta. Abbiamo qui sotto Nicole. Nicole, palesati. Eccola qua. Poi abbiamo lì la Sara, che è un bozzolo, raga. È già andata. La Giada è in bagno. Siamo pronti per fare la nanna. Domani sveglia alle 9. Così c'è la colazione. E basta. E si va a giretto per Bruxelles. In realtà non si sa ancora dove dobbiamo andare, ma chi vivrà vedrà.